spazio. Ecco, in questo quadro, che è un po' il quadro nel quale ci muoviamo, occorre trovare delle soluzioni, occorrono degli interventi che servano a favorire un miglioramento della situazione generale. A nostro avviso, uno degli elementi che può favorire è l'individuazione di nuovi partners strategici che abbiano le risorse non sufficientemente sfruttate magari per incrementare le loro produzioni. Come? Acquisendo il know-how, la tecnologia, l'esperienza, la conoscenza che serve ad ottimizzare, a massimizzare la propria produzione e mettere a disposizione questo surplus di tutti gli altri partner del contesto nel quale operano. In quest'ottica, non a caso abbiamo qui stasera la rappresentanza della Moldova, che si propone proprio come partner per offrire sui nostri mercati questo apporto importante di produzione. Un surplus, come ci racconterà poi il Ministro, abbiamo avuto modo di parlarne questa mattina nel corso di alcuni incontri avuti con alcune aziende, un surplus che potrà servire sicuramente a favorire un impatto positivo, una ricaduta positiva in termini di aumento dell'offerta e quindi riduzione del costo, del prezzo, perché è un paese che ha sfruttato soltanto per una parte le sue potenzialità. Mi raccontava il Ministro, non voglio anticipare, poi ce lo dirà meglio, che addirittura il 25% dei territori destinati alla produzione agricola nel paese non è sufficientemente sfruttato. Dunque c'è una grande opportunità per le imprese, sia per lo sfruttamento propriamente agricolo, sia per lo sfruttamento come territori da destinare anche, ad esempio, alle energie rinnovabili per favorire una transizione verso energie migliori. Sappiamo che il tema dell'agrifotovoltaico, tanto caro a Confagridali ma non solo, è un tema di fondamentale attualità e su questo è opportuno che anche la politica faccia degli interventi forti per sostenerlo. Dunque un quadro complesso, articolato, una parte del quale potrà essere chiarito questa sera grazie agli interventi dei nostri relatori. Ho concluso così questa introduzione e lascerei la parola prima per una presentazione, diciamo, di quello che è il paese, l'attività, e un saluto naturalmente all'ambasciatore e poi naturalmente al ministro, che entrerà più nel vivo delle tematiche oggetto della nostra conversazione. Dunque, vorrei... posso? Si sente adesso? Mi sentite nell'altra sala? Grazie. Saluto gli amici che stanno nell'altra sala, che hanno preferito stare un po' più larghi, diciamo, mettiamola così. E quindi dicevo, ecco, sì, forse è meglio così, sento la mia voce nelle casse. Adesso io mi auguro, beh, se non mi avete sentito non avete perso nulla di particolare, non vi preoccupate. E quindi lascerei la parola, dicevo, per i suoi saluti, ma anche per raccontarci brevemente un po' il suo paese, a Sua Eccellenza l'ambasciatore della Moldova, che ringrazio molto di essere qui questa sera. Mi sente? Onorevole signor Ministro, egregio senatori, onorevoli membri del Parlamento europeo, spettabili rettori, spettabile Presidente Tapices, eccellenza sua ambasciatore di Romania. Così? Signori e signori, buonasera. Vorrei iniziare ringraziando sinceramente il Presidente dell'Accademia Mauriziana, il Duca Fabrizio Mecchi, ed il Presidente d'Apices, l'Avvocato Vaxeliana Albanese, per l'impegno profuso nell'organizzazione di questo evento nella prestigiosa sala del Palazzo Ferraioli. L'evento si svolge nell'anno del 30° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, queste rappresentando senza esagerazioni 30 anni di relazioni prodigiose in tutti i campi. Ciò include il dialogo politico al più alto livello, la progressiva intensificazione degli scambi economico-commerciali. Italia essendo diventata uno dei principali partner economici della Repubblica di Moldova, sia in termini
di import ed export, ma anche in base al volume degli investimenti italiani nel nostro paese. Nella situazione di deterioramento della sicurezza regionale a causa della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, i rapporti tra i due Stati sono diventati ancora più stretti, essendo basati sui valori della democrazia condivisi costantemente dai due Paesi. Siamo riconoscenti all'Italia per essere stata accanto a noi in questo periodo estremamente difficile e continua a farlo. Sono convinto che l'apertura dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Moldova all'Unione Europea, che ci auguriamo inizi il prossimo anno, segnerà un nuovo tappa per i rapporti bilaterali italo-moldavi e darà luogo a nuove opportunità di cooperazione. E uno di queste sarà l'agricoltura. L'importanza della cooperazione nel settore agricolo è evidente e deve essere concepito sistematicamente e a lungo termine. E i due paesi, la Repubblica di Moldova e Italia, hanno un'agricoltura complementare che favorisce la cooperazione in questo settore. La visione politica del nuovo governo italiano in materia di agricoltura si riflette chiaramente anche nel nome del nuovo Ministero di competenza, che è il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Anche per la Repubblica di Moldova, l'agricoltura rappresenta il principale pilastro dell'economia nazionale. La visita del ministro Vladimir Volia mira ad ampliare ed elevare a un livello superiore le relazioni bilaterali nel campo dell'agricoltura. E questa conferenza è il primo passo per l'avvio di progetti e di una cooperazione strategica, concreta e duratura tra due partner interessati dei due paesi. In conclusione, vorrei accennare che l'ambasciata rimane sempre disponibile a sostenere le vostre iniziative e proposte di collaborazione. Saremo lieti di essere coinvolti nell'organizzazione di missioni imprenditoriali, di mettervi in contatto con partner concreti, di contribuire a un'agenda di collaborazione sostenuta dal governo della Repubblica di Moldova. Vi ringrazio per l'attenzione. Anche questo funziona? No, mi sentite adesso? Sì? Sì, perfetto, ok. Allora, grazie a Sua Eccellenza l'Ambasciatore Urechiano per il suo intervento di saluto e grazie soprattutto per la disponibilità, la vicinanza, l'amicizia a questo punto mi sentirei di dire che ha dimostrato al nostro gruppo di lavoro, ad Apicis, all'Accademia, a Confagridali, a tutti quanti. Questa mattina, ci tengo a dirlo, abbiamo avuto una serie di incontri importanti con alcune aziende del settore che hanno dialogato con il Ministro alla presenza dell'Ambasciatore e che sicuramente altre se ne aggiungeranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, affinché poi con l'Ambasciata si organizzi un momento di incontro lì sul territorio a Chisinau con le imprese italiane, ma non solo italiane, che vorranno andare a lavorare in quel mercato. Dunque questo è soltanto l'inizio di una relazione importante con l'ambasciata che spero porti dei frutti di vantaggio reciproco per tutti quanti e io ringrazio particolarmente per questo Sua Eccellenza l'ambasciatore per la sua vicinanza. Tra l'altro ci tengo a dire che l'ambasciata si è fatta ha voluto portare a tutti voi questa sera un regalo non di poco conto, perché come ci racconterà sicuramente il Ministro, una delle produzioni di eccellenza del loro paese è la produzione vitivinicola e venire in Italia a parlare di vini stranieri, insomma, ci vuole coraggio. Beh, vi assicuro che i vini moldavi sono assolutamente all'altezza delle aspettative
E l'ambasciata ha voluto offrire, regalare questa serata, questa sera a tutti noi, un assaggio importante delle loro migliori produzioni. Quindi nel corso della cena avremo modo di degustare le eccellenze della produzione vitivinicola moldava. Di questo ringrazio l'ambasciatore che si è fatto personalmente carico di questo omaggio a tutti i presenti. Detto questo, lascerei con grande piacere la parola a uno dei nostri due chair speaker, come si dice, i nostri principali relatori, il ministro dell'agricoltura e dell'industria alimentare della Repubblica di Moldova, sua eccellenza l'onorevole Vladimir Bolea. Sugli accenti sono pessimo, chiedo scusa. Allora, naturalmente il ministro parlerà nella sua lingua, avremo poi una traduzione di quello che dirà. Mulțumesc foarte mult. Sunt onorat astăzi să mă aflu în fața dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Mulți stimați deputați, mulți stimată doamnă ambasador, domnule ambasador, domnule președinte Maximilian și mulți stimați oaspeți. Allora, bună seara a tutti. Vi ringrazio di essere tornati qui, sono onorato di incontrare tutti voi, stimati deputati, stimato ambasciatore, stimata ambasciatrice. Să știți că românii din Basarabia și cu romanii au intrat și au făcut cunoștință acum 2000 de ani în urmă, pentru prima dată ne-am cunoscut. Allora, la comunità romena che proviene dalla Bessarabia e i romani, l'impero romano, si sono conosciuti 2000 anni fa. Și prietenia noastră de astăzi s-a început atunci cu două bătăi foarte mari. La nostra amicizia è iniziata con due guerre. Și astăzi avem în centru Romii stela lui Traian, care simbolizează războaiele dacilor cu Traian din acea perioadă. Ed infatti, ad oggi abbiamo al centru di Roma la colonna di Traiano, che rappresenta appunto queste guerre dacile. Da, și este în fața dumneavoastră, aveți aici trei și cu doamna ambasador sunt patru reprezentanți a dacilor din acea perioadă. E qui di fronte a voi avete quattro rappresentanti dei daci di quella volta. Și să știți că dacă mai vorbim în continuare despre Traian, teritoriul Republicii Moldova până astăzi este păstrat valul lui Traian și avem o regiune vitivinicolă care poartă denumirea geografică valul lui Traian. E anche ad oggi nella Repubblica di Moldova abbiamo una regione che porta il nome di Traiano come vello di Traiano, una regione vitivinicola. Așa că pe noi și pe italieni ne leagă o prietenie de 2000 de ani care sperăm că să o impulsionăm și mai mult prin acțiunile care le vom avea astăzi. Dunque, tra noi moldavi e gli italiani ci lega un'amicizia lunga 2000 anni e quindi speriamo di continuare a proseguire e rafforzarla. Am să fac un pic introducere geopolitică ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu sunt vicepreședinte al partidului PAS. Allora, adesso farò una presentazione geopolitica della Repubblica di Moldova. Io sono il vicepresidente del partito politico PAS. Am avut două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte a Comisiei Agrare din Parlamentul Republicii Moldova. Fost. Allora, ho avuto due mandati come deputato nel Parlamento della Repubblica di Moldova e sono stato presidente della Commissione Agricola della Repubblica di Moldova. De 5 luni sunt ministru agriculturii și industriei alimentare. Al momento, da 5 mesi, sono ministro dell'agricoltura e dell'industria alimentare. Partidul pe care îl reprezint astăzi în fața noastră deține astăzi Guvernul Republicii Moldova, președinția și 63% din mandatele Parlamentului Republicii Moldova. Al momento, il partito che rappresento, il partito PAS, detiene il governo, la presidenza e il 63% della rappresentanza nel Parlamento della Repubblica di Moldova. Aceste date care le-am dat eu, pentru mine și pentru colegii mei, simbolizează o responsabilitate extraordinară în fața cetățenilor din Republica Moldova. Questi dati che ho appena rappresentato simboleggiano una responsabilità molto grande per me e per i miei colleghi di fronte ai cittadini della Repubblica di Moldova. Pentru a ajuta și a face ca Republica Moldova să ajungă la nivelul care ar permite cetățenilor din Moldova să trăiască o viață foarte decentă.
per aiutare, per migliorare, per permettere che il, diciamo, il livello di vita nella Repubblica di Moldova sia alto e permettere ai cittadini di vivere bene. Și în mod sigur avem o comunitate foarte mare de moldoveni în Italia. Domnul ambasador mi-a spus că sunt în jur de 300.000. Eu cred că sunt mai mulți, că foarte mulți au și cetățenia statului român și sunt aici cu buletinile românești. Dar noi nu facem nicio diferență că e român din partea dreaptă sau stânga Prutului. Noi vorbim despre o comunitate de români de pretutindeni care au venit și s-au găsit în Italia a doua sa casă. Ovviamente la comunità di Moldavi in Italia è molto grande, il signor ambasciatore ci ha detto che ci sono circa 300.000 cittadini moldavi sul territorio italiano, però io credo che ce ne siano molti di più anche perché tanti di loro hanno la doppia cittadinanza moldavo-rumena. Și la întâlnirile cu oamenii de afaceri de astăzi le-am făcut o invitație și sper foarte mult că o să urmeze în 2023 o vizită masivă a oamenilor de afaceri din Italia prin intermediul domnului președinte și a domnului ambasador ca să putem să stabilim niște relații și niște contacte deja sigure pentru a începe afacerile în Republica Moldova din partea italienilor. E durante l'incontro di oggi con diversi imprenditori italiani abbiamo deciso di creare diverse missioni imprenditoriali nella Repubblica di Moldova e spero appunto che questo possa portare ad una collaborazione più forte e a nuovi investimenti. Mulțumesc, colegi. Astăzi noi, Republica Moldova, ca și toată Uniunea Europeană, trece printr-o perioadă extrem de grea. Eu aș numi fără precedent, un cumul de crize fără precedent. Ad oggi la Repubblica di Moldova, come anche l'Unione Europea, sta attraversando un periodo molto difficile ed è un cumulo di diversi shock molto forti. Noi vorbim despre criza pandemică, vorbim despre criza prețurilor la produsele petroliere. Stiamo parlando della crisi pandemica, dell'aumento dei prezzi del petroliferi. Criza prețurilor la gaze. La crisi dei prezzi del gas. Fertilizanților. De fertilizanti. Și de parcă nu era suficient toate aceste crize, în 24 februarie anul curent s-a început și războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. E come se non bastassero tutte queste crisi, il 24 febbraio di quest'anno è iniziata una guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina. Care a lovit extraordinar de dur și în Republica Moldova, care are hotar comun, practic cel mai mare, cu la estul său, sud și nord, cu Ucraina. Che ha colpito fortemente anche la Repubblica di Moldova, avendo la Repubblica di Moldova una frontiera, la più grande frontiera con l'Ucraina. Și vreau să vă spun că din primele zile a războiului, Republica Moldova a fost în linia întâi la primirea refugiaților și la o populație de 2,5 milioane de locuitori, noi am primit 500.000 de refugiați din Ucraina. E sin dai primi giorni della guerra la Repubblica di Moldova si è diciamo, piazzata in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati ucraini. Con una popolazione di 2,5 milioni di abitanti, la Repubblica di Moldova ha accolto 500.000 rifugiati ucraini. Și toți au fost găzduiți, hrăniți, îmbrăcați, pentru că sunt oameni și sunt frații noștri și noi nu putem să-i lăsăm să moară de frică. Tutti hanno trovato alloggio, hanno trovato cibo e hanno trovato affetto perché sono persone care a noi, quindi li abbiamo accolti. Portul Odessa e la 160 de kilometri de la Chișinău și când era bombardată Odessa cu rachete mari, se auzea și în Republica Moldova bombardamentele din Odessa. Il porto di Odessa si trova a 160 km dalla Repubblica di Moldova ed infatti durante i bombardamenti sopra l'Odessa diciamo che i rumori si sentivano forti anche in Moldavia. Evident că toate aceste lucruri în cumul au avut consecințe foarte grave și asupra agriculturii și asupra comerțului din Republica Moldova. Ed è evidente che tutti questi eventi hanno avuto una conseguenza anche sull'agricoltura e sul commercio moldavo. În primul rând vorbim despre distrugerea căilor de comerț tradiționale pe care le aveau exportatorii din Moldova. Innanzitutto stiamo parlando della distruzione delle rotte, diciamo, di commercio che la Repubblica di Moldova aveva. Republica Moldova nu are ieșire la mare și toate exporturile de cereale le făcea prin portul Reni și Odessa, ambele, 75% din exporturile noastre maritime erau făcute prin portul Reni și Odessa, ambele situate pe teritoriul Ucrainei.
La Repubblica di Moldova non ha un'uscita diretta verso il mare e dunque il 75% dei nostri export attraverso vie marittime avvenivano grazie al porto di Odessa e di Reni, che si trovano entrambi in Ucraina. Evident că toată această marfă acum s-a orientat spre căile de trecere moldo-române și merg spre portul Constanța din România. Ed è evidente che adesso tutta la merce è stata reindirizzata verso il porto di Constanța in Romania. Și atunci când vorbim despre Ucraina, trebuie să înțelegem că în 2021 ei au avut o roadă totală de 121 milioane tone di cereale. E parlando dell'Ucraina, solo nel 2021 ha avuto una percentuale, un peso, una quantità di 121 milioni di quantità di cereali. În anul curent, în 2022, au mai avut încă 63 de milioane de tone de cereale. Nell'anno corrente, nel 2022, sono stati prodotti 63 milioni tonnellate di cereali. Ucraina deținând 10% din producerea globală de cereale. Infatti l'Ucraina detiene il 10% della produzione globale di cereali. Și toate aceste cereale astăzi au venit spre Republica Moldova pe căi auto. E tutti questi cereali ad oggi sono stati reindirizzati verso la Repubblica di Moldova. La frontiera cu România noi avem 5 puncte de trecere, frontiera moldo-română, cozile sunt de 6 până la 10 km de mașini. Alla frontiera con la Romania noi abbiamo 5 valichi e le code sono molto lunghe. Astea sunt așa numitele coridoare ale solidarității în care poporul din Republica Moldova susține poporul ucrainean în procesul său de vânzare și de liberare a depozitelor de cereale. E questi sono chiamati cosiddetti corridoi di sostegno verso l'Ucraina in cui noi cerchiamo di vendere la merce ucraina. Evident că alături de noi întotdeauna a fost România în procesul acesta. Ovviamente l'Ucraina c'è sempre stata accanto in questo processo. România, nu Ucraina. La Romania, scuzate. Și drept dovadă, România a reconstruit un segment de cale ferată care era distrus pe cale largă, pentru că în Republica Moldova cale ferată e de tip rusesc largă și partea română, într-un termen de o lună, a reconstruit o cale ferată care se lege Moldova de portul Galați. La Romania ci ha aiutato a ricostruire in un mese la rete ferroviaria che era di tipo sovietico per unire la Repubblica di Moldova con il porto di Galați. Astăzi construim împreună cu partea română o trecere pe pontoane militare la Bumbăta și la Leova pentru a fluidiza traficul de mașini auto. Ad oggi insieme alla Romania stiamo cercando di costruire a Bumbăta e Leova dei passaggi per cercare di rendere il passaggio di auto ancora più fluido. Ne mai vorbim de toate celelalte tipuri de ajutoare acordate Republicii Moldova constant pe parcursul celor 30 de ani. Mi-ar lua, cred că, o lună să vorbesc continuu despre tot ajutorul care l-a acordat România Republicii Moldova. E ovviamente la Romania ha sempre accordato un aiuto costante e maggiore alla Repubblica di Moldova. Impiegherei un mese a parlarne. Este un ajutor incredibil din partea lor și cel mai important este absolut dezinteresat. Este pur și simplu ajutor pentru românii din Basarabia, pe care îl acordă în ritm absolut constant. L'aiuto che la Romania sta accordando ai romeni della Bessarabia è un aiuto costante ma anche disinteressato. Domnul ambasador îmi spune și vrem să mulțumim pe această cale și guvernului italian care a acordat 20 de milioane de euro ajutor în două tranșe, câte 10, nu contează că în două tranșe, 20 de milioane ajutor Republicii Moldova pentru a trece cu brio de aceste situații foarte dificile. Il signor ambasciatore ci stava dicendo che la Repubblica Italiana ha accordato 20 milioni in due tranche da 10 milioni di euro di aiuto alla Repubblica di Moldova per aiutarci a superare questo momento difficile. Suntem foarte recunoscători. Siamo molto riconoscenti. Evident că aceste crize și inclusiv prima ne-a arătat criza pandemică și acum războiul din Ucraina că ca să putem să trecem peste toate aceste crize, noi trebuie să fim foarte și foarte uniți. E la crisi pandemica e adesso la guerra in Ucraina ci ha dimostrato ancora una volta che dobbiamo essere molto uniti nel sorvolare, nel sorpassare questi momenti. Și evident că țările care sunt membre a Uniunii Europene trec mult mai ușor peste aceste crize în totalitatea sa.
e i paesi membri dell'Unione Europea riescono a sorpassare questo momento di crisi molto più facilmente. Repubblica Moldova în vara acestui an a devenit și ea țară candidat la procesul de aderare a Uniunii Europene. La Repubblica di Moldova nell'estate di quest'anno ha ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Fapt care a făcut-o să fie mult mai interesată pentru posibilitatea de a investi membrilor din Uniunea Europeană în Repubblica Moldova. E questo fatto ha reso ancora più interessante la possibilità di fare investimenti nella Repubblica di Moldova da parte dei paesi dell'Unione Europea. Evident că noi cei de la guvernare suntem conștienți că titlul de țară candidat nouă ni s-a dat într-o mare măsură în avans, dar avem foarte mult de muncit ca să reducem din restanțele care le avem la etapa actuală în procesul de aderare. Ovviamente noi del governo siamo consapevoli che lo status di paese candidato ci è stato dato, diciamo, in anticipo e abbiamo ancora delle restanze da eseguire per adeguarci agli standard dell'Unione Europea. Dar pentru potențiali investitori în Republica Moldova vreau să vă comunic că noi astăzi deja avem practic legislația fitosanitară pusă la punct cu egală cu cea din Uniunea Europeană. Al momento però vi voglio dire che ad esempio la legislazione fitosanitaria della Repubblica di Moldova è già messo a punto e diciamo si è adeguata alle regole dell'Unione Europea. Și toate produsele de origine vegetală pot fi exportate absolut fără niciun fel de taxe pe teritoriul Uniunii Europene. E tutti i prodotti di origine vegetale possono essere esportati verso l'Unione Europea senza alcun tipo di tasse o impedimenti. Mai avem de lucrat la legislația care ține de produsele de origine animală. Dobbiamo ancora però lavorare al riguardo della legislazione sui prodotti di origine animale. Și aici noi vorbim despre unele laboratoare care mai trebuie construite și omologate în Republica Moldova. E stiamo parlando di alcuni laboratori che devono ancora essere costruiti e omologati in Moldavia. Dar partea pozitivă că avem și succese și pe această, în ultimul an, și pe această latură. În luna decembrie, la început, a fost o delegație de la Agenția de Siguranță Alimentară la DigiSante la Bruxelles. Al momento però stiamo facendo passi in avanti, infatti a dicembre c'è stata una delegazione dell'associazione, il DigiSant di Bruxelles, l'associazione della sicurezza alimentare. Și din câte înțeleg o să avem acceptul la exportul de carne de pasăre refrigerată și ouă de categoria B pe teritoriul Uniunii Europene. E da quanto appreso potremmo esportare senza problemi la carne di pollame e uova di tipo B nell'Unione Europea. Noi astăzi avem permisiunea de a exporta produse de origine animală, cum ar fi mierea de albin, care este exportată și în Italia. Al momento abbiamo la concessione di poter esportare anche in Italia, ad esempio, prodotti di origine animale come il miele di api. Și avem posibilitatea să facem exporturi de cașcavaluri din Republica Moldova. E abbiamo anche la possibilità di esportare formaggi dalla Repubblica di Moldova. Avem, la fel, suntem autorizați din 2022 să facem export de înghețată. E dal 2022 abbiamo la posibilità di esportare anche prodotti gelati. Adevărul că este o singură companie, Sandra Leona, care produce o înghețată de o calitate deosebită. In Moldavia c'è un'azienda che si occupa di produrre gelati di alta qualità. Ca să înțelegeți ce calitate are ea, e aproximativ ca gelatul manufacturat din Roma. Non so se c'è. Allora, sì, il gelato moldavo, appunto prodotto da questa azienda, ha quasi la stessa qualità del gelato artigianale prodotto a Roma. Am fost vara în Roma și am mâncat, așa că știu cât e de bună. Sono stato appunto quest'estate a Roma e ho potuto provare, ecco, questo gelato buonissimo. Și în centrul Chișinăului s-au întors doi tineri moldoveni din Italia și au deschis o cafenea exact după stilul italian, în care vând cafea de calitate deosebită și, evident, înghețată adusă din Italia. E in Moldavia, a Chișinău, sono ritornati dall'Italia due giovani moldavi che hanno aperto un bar, diciamo riprendendo lo stile italiano, quindi vendono caffè italiano di alta qualità e anche il gelato. Pentru că încă nimeni pe globul ăsta noi am trecut pe italieni la prepararea cafelei. Anche perché in questo mondo ancora nessuno ha sorpassato gli italiani dal punto di vista del caffè. Da, asta da. Cum zic nepoții mei din Milan, forța Italia. Come dicono appunto i miei nipoti a Milano, forza Italia.
Acum aș vrea să vă postez să vă descriu un... Il partito dei nostri deputati presenti si chiama Forza Italia. Ah, ok. N-am știut, dar ok, foarte bine. Non lo sapevo, però molto bene. Acum aș vrea să descriu agricultura din Republica Moldova. Adesso vorrei descrivere il settore agricolo della Repubblica di Moldova. În agricultura din Republica Moldova sunt antrenați 21% din populația aptă de muncă. Al momento nella Repubblica di Moldova il 21% della popolazione adatta al lavoro viene impegnata nel settore agricolo. Și agricultura împreună cu industria agroalimentară produce 20% din PIB, din produsul intern brut. E al momento l'agricoltura e l'industria agroalimentare formano il 20% del PIL, prodotto interno lordo moldavo. Și produsele agricole împreună cu produsele agroalimentare constituie 40% din tot exportul Republicii Moldova. E i prodotti agricoli, come anche quelli agroalimentari, assicurano il 40% del volume totale degli export. Toată suprafața Republicii Moldova este 3.380.000 de hectare. Tutta la superficie del terreno della Repubblica di Moldova costituisce 3.380.000 ettari di terreno. 75% din această suprafață sunt terenuri arabile. Il 75% di questi terreni sono appunto arabili, sono agricoli. Conform datelor din Uniunea Europeană, este țara cu cele mai fertile soluri din Europa. E in base ai dati dell'Unione Europea, la Repubblica di Moldova è il paese con il suolo più fertile. Din oportunități pentru afacere pentru persoanele care vin în Republica Moldova este faptul că noi avem deja acordul de asociere cu Uniunea Europeană și suntem țară candidat la Uniunea Europeană. Al momento la Repubblica di Moldova ha un accordo di libero scambio con l'Unione Europea e ha ottenuto anche lo status di paese candidato all'Unione Europea. Și la fel, noi avem acordul de liber schimb cu țările din CSI, din stânga, din estul Europei și din partea de est a continentului. E abbiamo anche un accordo di libero scambio con i paesi della comunità CSI, cioè paesi dell'est Europa e diciamo della parte euroasiatica. Ceea ce reprezintă 280 de milioane aproximativ de potențial consumatori. E questo rappresenta circa 280 milioni di potenziali compratori. Partea frumoasă e că în acești 280 de milioane de potențiali cumpărători nu este niciunul care nu ar ști despre calitatea produselor din Republica Moldova. E tra questi 280 milioni di potenziali compratori non c'è nessuno che non conosca la qualità dei prodotti moldavi. Noi vorbim despre fostele republici care astăzi sunt țări independente, membre a Uniunii Europene, care au fost Comitatea Statelor Independente. Stiamo parlando di ex membri del comitato che adesso sono stati indipendenti, del comitato di stati indipendenti, che facevano parte anche dell'Unione Sovietica. Așa că fiecare investitor din Italia care ar veni în Republica Moldova are un potențial în plus la piața Uniunii Europene de 280 de milioane de cumpărători. Asta înseamnă 8 țări în care se poate de exportat fără taxe vamale. E dunque gli investitori che vengono dall'Unione Europea e decidono di investire nella Repubblica di Moldova hanno un mercato di circa 8 paesi in cui possono esportare senza tasse o dazi. O să fac o ușoară descriere a tipurilor de agricultură care au succes astăzi în Republica Moldova. Adesso farò una piccola descrizione dei settori dell'agricoltura che hanno successo nella Repubblica di Moldova. Republica Moldova are succese mari în procesul de sădire și de cultivare a nucilor. La Repubblica di Moldova ha un grande successo nel settore di coltivazione delle noci. Este pe locul 7 pe glob la producerea de nuci. Si piazza al 7° posto diciamo nel mondo per la produzione di noci. Dopo China, SUA, UE, Ucraina, Cile și Turcia. Dopo la Cina, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Ucraina, il Cile e la Turchia. Occupa locul 4 pe glob la exportul de miez de nucă. E si piazza al 4° posto per l'export mondiale delle noci. Și este pe locul 3 în Uniunea Europeană la export după America și Chile. E si piazza al 3° posto sul mercato europeo dopo gli Stati Uniti e il Cile. Avem livezi foarte mari sădite noi de o calitate deosebită de creșterea nucilor
Așa că dacă potențiali exportatori pe derivate de nuci sunt foarte bineveniți în Republica Moldova. Quindi abbiamo grandi raccolti di noci e i potenziali imprenditori che vorrebbero investire in questo settore sono benvenuti. Mai departe aș vrea să vorbesc despre vin, dar să faci pubblicitate vinului în Italia ca și cum ai face pubblicitate soarelui în Sahara. Adesso vorrei parlare del settore del vino, però fare pubblicità del vino in Italia è come se parlassimo del sole nel deserto di Sahara. Dar totuși eu am să încerc să vă povestesc despre vinurile din Republica Moldova. Proverò comunque a parlarne appunto dei vini della Repubblica di Moldova. Și eu sunt sigur că reieșind din calitățile de experți a majorității italienilor în vin, o să apreciați la înaltă lor valoare vinurile din Republica Moldova. E sono sicuro che nonostante le vostre qualità di esperti appunto del vino, voi come italiani, comunque riuscirete ad apprezzare i vini moldavi. Deci, în primul rând, vreau să comunic că Republica Moldova intră în lista primilor 10 state de pe glob, care este recunoscută în plan global ca o țară producătoare de vinuri de calitate. La Repubblica di Moldova si piazza al decimo posto nella lista dei paesi produttori al mondo, paesi produttori di vino di alta qualità. După 2014, datorită susținerii poporului american, dopo l'anno 2014, grazie anche all'appoggio del popolo americano, prin programul USAID, il programma USAID, a fost un amplu proces de reformare și retehnologizare a industriei vitivinicole, c'è stato un ampio processo di riformare e ritecnologizzare del settore vitivinicolo. Și aici vreau să vă spun că noi am preluat majoritatea sa tehnologiile din Italia și utilajele tot din Italia pentru producerea vinurilor de calitate. E qui vorrei menzionare che noi abbiamo appreso la maggior parte delle conoscenze e anche delle attrezzature dalla Repubblica Italiana. Și vreau să vă spun că astăzi noi putem să ne lăudăm că în 2021 vinurile din Republica Moldova au luat în plan internațional 1200 de medalii, din care 570 de aur. E appunto i vini prodotti nella Repubblica di Moldova nell'anno 2021 hanno preso più di 1200 medaglie in competizioni internazionali, di cui 570 d'oro. Domnul profesor a spus că mai avem de lucrat la vinurile albi, dar eu sunt sigur că e corect așa. Il signor professore ha detto che dobbiamo ancora lavorare sui vini bianchi, però appunto continueremo a lavorare. Dar întotdeauna contează ca să ai la ce lucra, unde te dezvolta și crește. L'importante è appunto avere dove lavorare e dove crescere. Dar vinul roșu va plăcut. Eu sunt sincer, ok. Un alt sector pe care noi îl avem și cu care suntem iarăși foarte mândri, vorbim despre producerea merelor, horticultura. Un altro settore di cui siamo molto orgogliosi è la produzione delle mele, l'orticoltura. Și iarăși vreau să vă spun că noi în plan internațional suntem în primele 10 state pe glob recunoscute ca țară care crește mere de calitate. E sul piano internazionale la Repubblica di Moldova si piazza al decimo posto nella lista dei paesi produttori di mele di alta qualità. Evident că nici în mere nu a trecut fără Italia, pentru că cele mai bune soiuri de mere plăcute de toată lumea sunt luate din Italia. È evidente però che i tipi di mele più apprezzati al mondo vengono dall'Italia. Și aici iarăși noi am avea unde crește și unde colabora și conlucra împreună, pentru că puietul pentru livezile de mere sunt chiar pentru Federația Rusă sunt cumpărați tot din Italia. E qui avremo un settore dove crescere anche perché il settore delle mele anche nella Federazione Russa viene dall'Italia. Numai că intervine o mică, mare problemă, totuși clima din Italia diferă foarte mult de cea din Federația Rusă. Il problema sarebbe appunto che il clima in Italia è molto diverso dal clima della Federazione Russa. Și atunci ar fi mai bine ca puietul exportat în Federația Rusă să fie crescut, spre exemplu, Republica Moldova pentru export în Federația Rusă. Procentul de prindere este mult mai mare. E quindi sarebbe ottimale appunto esportare nella Repubblica di Moldova dall'Italia i piccoli alberelli di mele perché la percentuale di crescita sarebbe molto più alta. Până în octombrie anul curent am fost și președintele Comisiei Agrare pe tot CSI-ul.
Fino all'ottobre di quest'anno sono stato anche il presidente della Commissione Agraria dei Paesi CSI. Și cunosc din colaborări și con lucrările care le-am avut direct cu reprezentanții din Federația Rusă această temă. E quindi conosco personalmente questa questione perché ne ho parlato anche con i rappresentanti dei paesi della CSI. Iarăși o direcție care o văd eu prioritară pentru mine ca minister este creșterea fermelor de bovine de lapte. Al momento, come ministro, la mia priorità è l'aumento delle aziende che si occupano di allevamento dei bovini da latte. Repubblica Moldova produce foarte multe cereale care ar putea fi folosite în furajarea animalilor. La Repubblica di Moldova produce anche un'alta quantità di cereali che potrebbe essere utilizzata nel foraggio degli animali. Plus că avem pășuni foarte bune care ar putea fi folosiți tot pentru pășunatul animalilor. E abbiamo anche dei terreni da pascolo molto fertili, molto buoni, che potrebbero essere ottimali per il pascolo degli animali. Eu ca ministru al agriculturii mi-am pus obiectiv ca până în 2025, când expiră mandatul colegilor mei din Parlament. Io come ministro dell'agricoltura mi sono messo l'obiettivo che entro il 2025, quando il mandato dei miei colleghi terminerà. Atunci mi expiră și mandatul meu de ministru. In quell'anno appunto espira anche il mio mandato da ministro. Siamo fermi della Repubblica Moldova 20.000 minimo di vaci di produttività di 70 di litri mulz per zi. Il mio obiettivo è appunto di avere a quel tempo aziende da 20.000 mucche che producono almeno 70 litri di latte al giorno. Luând în considerație capacitățile noastre de producere a materiei prime care poate fi folosit ca furajare, este un obiectiv foarte ușor de îndeplinit, foarte realist. Prendendo in considerazione la qualità dei foraggi in Repubblica di Moldova, questo obiettivo sarà molto facile da raggiungere. Da, acest considerând dacă sunt oameni de afaceri care doresc să investească în această dimensiune, este așteptat și binevenit să vină în Republica Moldova. Noi am semnat un contract pentru dimensiunea zootehnică, eu personal am cu Banca Mondială deja, pentru 25 de milioane de dolari care vor fi investite în fermele de vaci din Republica Moldova și pentru susținerea mediului de afaceri. Se ci sono degli imprenditori che vorrebbero investire in questo settore, siete benvenuti. Io personalmente ho firmato un accordo riguardante la dimensione zootecnica con la Banca Mondiale di 25 milioni di dollari. Repubblica Moldova este străpunsă de două, adică la hotare are două râuri, Prut și Nistru, și la sud-vestul Republicii Moldova este lacul Cahul, care e vreo 20% teritoriul Republicii Moldova, dar e plin cu apă din râul Dunărea. La Repubblica di Moldova è tracciata a est e a ovest da due fiumi, il Prut e il Nistru, e nel sud-ovest del paese c'è il lago Cahul che rappresenta, che diciamo l'acqua proviene dal Danubio. Și noi avem program ambițios de a restabili sistemele de irigare și aici iarăși noi am vrea foarte mult, dacă e posibil, de preluat cunoștințele și tehnologiile sistemelor de irigare din Italia, pentru că noi cunoaștem din istoria antică sistemele de irigare din Italia sunt foarte și foarte performante. E in questo ambito noi saremmo molto interessati ad apprendere nuove tecniche e conoscenze riguardanti i sistemi di irrigazione, visto anche l'esperienza in Italia dovuta anche ai sistemi di irrigazione dell'Impero Romano. Și la fel ar fi un domeniu bun pentru investiții, pentru oamenii de afaceri din Italia. E ovviamente sarebbe un ambito molto proficuo per gli investimenti da parte degli imprenditori italiani. La fel, astăzi am avut onoarea să cunosc o mulțime de oameni de afaceri care se ocupă de fotovoltaice și energie regenerabilă. Oggi ho avuto il piacere di incontrare diversi imprenditori italiani che lavorano nell'ambito dell'energia rinnovabile e del fotovoltaico. Iarăși este o direcție de mare perspectivă pentru că 2021-2022 sunt primii doi ani în care s-au început investiții în aceste dimensiuni, este practic faza incipientă. E qui ci troviamo in una fase iniziale, una fase molto proficua dal punto di vista degli investimenti perché abbiamo iniziato ad investire in questo settore negli anni 2021-2022. Și în acest considerent, cei care vor veni pe piața din Republica Moldova, practic vor veni la startul acestor investiții.
e quindi coloro che decideranno di venire in Repubblica di Moldova ed investire in questo settore si troveranno in una fase iniziale, in un inizio di investimenti in questo settore. Ca ministru agriculturii în fața cetățenilor trebuie să garantez securitatea alimentară a țării noastre? Come ministro dell'agricoltura, io di fronte ai miei cittadini devo comunque garantire la sicurezza alimentare. Și din acest considerent optez foarte mult pentru a aduce investiții în procesul de producere a producțiilor agroalimentare în Moldova. E dunque io mi baso molto sul portare gli investimenti ad un livello di produzione nella Repubblica di Moldova. Și iarăși noi avem toată baza de produse sub formă de materie primă. E noi abbiamo tutti i prodotti sotto forma di materia prima. Că vorbim de grâu, că vorbim de porumb, floarea soarelui. Stiamo parlando di grano, stiamo parlando di mais oppure girasole. Iarăși sunt așteptați oamenii de afaceri care vor să vină în Republica Moldova să investească în producerea de făină, din făină aceleași macaroane, paste, conform tehnologiilor înalte italiene, cu posibilitatea de a le exporta pe tot globul, inclusiv la vest, la est, și să aprovizionăm piața din Republica Moldova. E qui invito gli imprenditori italiani a venire in Moldova ad investire appunto nella produzione di farina e di tutti i prodotti appunto legati alla prodotti diciamo di forno e dunque approvvigionare anche il mercato moldavo nazionale. Solurile din Republica Moldova, vreau să spun că sunt de o calitate bună și gustul fructelor, toți care sunt în agricultură și a legumilor, le dau trei componente de bază și noi aici vorbim despre sol, apă și soare. Și toate trei sunt de o calitate deosebită în Moldova. Allora, i prodotti hanno un gusto, diciamo un gusto specifico e speciale e sono dovuti a tre fattori che sono la qualità del suolo, la qualità dell'acqua e la qualità del sole e sono tutti di qualità altissima. Și atunci când o să veniți delegația în frunte cu domnul președinte în Republica Moldova, am să vă duc în depozite și de la ușă, de la câțiva metri de la depozit, se simte mirosul de măr, de fructele din Moldova. E quando verrete in Moldavia insieme al presidente, verrete ad assaggiare, a vedere diciamo, i nostri prodotti, già dalla porta sentirete l'odore specifico e buonissimo dei nostri prodotti. Agricoltorii noștri au reușit să păstreze aceste mirosuri care acum le mai găsești numai prin satele din Italia sau de prin satele de prin alte mari țări europene. I nostri agricoltori sono riusciti a mantenere questo odore buonissimo dei prodotti, della frutta, dei legumi, che adesso, al momento d'oggi, possiamo trovare solo in alcune piccole città in Italia o in altri paesi membri. Drept dovadă, vreau să vă spun că noi exportăm prună foarte mult în Uniunea Europeană. Noi esportiamo anche delle prugne, esportiamo quantità alte di prugna nell'Unione Europea, nella Repubblica Italiana. Nemții și polonezii au descoperit gustul prunii de altă dată, cum era pe timpuri, cu 40-50 de ani în urmă, când pruna avea gust, miros, când era dulce. I tedeschi e i polacchi hanno riscoperto appunto questo sapore specifico di una volta delle prugne, un sapore dolce. Dar nu arată ca o minge de golf care se păstrează o lună fără frigider, fără nicio problemă. E questi prodotti non assomigliano ad esempio a delle palline da golf che appunto riescono a mantenersi anche per un mese senza stare in frigorifero. Avem și struguri de calitate de masă, iarăși care au posibilitatea de a fi păstrați. Noi avem sisteme de păstrare în frigidere până în luna martie-aprilie și vindem pe piață struguri de o calitate deosebită. E anche la nostra uva da tavola è di una qualità molto alta e abbiamo dei sistemi di mantenimento nei frigoriferi dell'uva anche fino a marzo. Dar evident că toate aceste lucruri care postesc eu este cel mai bine când sunt văzute cu ochii proprii. Și de asta eu invit împreună cu domnul președinte și prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova fac o invitație oficială a oamenilor de afaceri doritori de a vizita Republica Moldova pentru a cunoaște tot ce spun eu și să mă credeți că eu nu reușesc să transmit nici jumătate din realitatea din Republica Moldova. Ed è evidente che una cosa è sentirne parlare, un'altra è vedere, ad assaggiare, quindi io invito ufficialmente tutti voi, attraverso anche l'ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, di venire in Moldavia ad assaggiare e provare i nostri prodotti.
Aici aș vrea să trecem la întrebări și dacă... E dunque adesso da. Apro il palco alle vostre domande. Vă mulțumesc foarte mult, sper că am trezit măcar un pic curiozitatea. Vi ringrazio, spero di aver... Vi ringrazio, spero di aver aperto, diciamo, la vostra curiosità. Direi di lasciare le domande alla fase conclusiva. Concludiamo prima gli interventi dei relatori e poi facciamo qualche domanda alla fine, se... No, ok. Ok, va bene. Acceso? Ecco, bene. Allora, io vorrei ringraziare particolarmente il Ministro per averci dato un quadro così approfondito e interessante. Nella sua relazione ci ha posto l'accento su diversi aspetti della storia, dei legami che ci sono tra i nostri paesi, soprattutto storici, ma non solo, direi legami di natura economica che sono presenti e che cresceranno sempre di più. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, una piccola parte questa mattina, con degli incontri mirati a favorire lo sviluppo delle relazioni di natura commerciale e industriale con alcune imprese italiane che sono interessate a investire in quei paesi, ma naturalmente le porte sono aperte, come diceva conclusivamente il Ministro, per altre imprese, aziende che volessero partecipare a quella che sarà una missione che con l'ambasciata, lo ripeto, organizzeremo presto, quindi prendano contatti con la nostra associazione per realizzare questo gruppo di lavoro finalizzato appunto a cogliere le opportunità che quel paese offre.